erudire. Ma erudire in questo modo, da quello che ha conoscenza del sindaco, chiaramente, perché poi le assegnazioni non le fa certamente il sindaco. Gli uffici comunali hanno svolto innanzitutto un lavoro che è entrato nella storia di questa città per consentire l'abbattimento delle vele. Tra mille difficoltà, con leggi complicate, noi abbiamo proceduto ad assegnare, credo, 188 alloggi per circa 188 famiglie, quindi per circa 1000 persone. Che io sappia, gli uffici, che sono composti da persone attente, sempre in stretto contatto con l'avvocatura, hanno applicato la normativa. Se in questa normativa poi ci sono delle questioni che vengono fuori e che fanno venire fuori che la normativa regionale presenti delle lacune, è l'occasione per intervenire. Se poi si dovesse scoprire che c'è stato magari uno o due errori, ma dalle notizie che abbiamo acquisito stamane non mi risulta per nulla, come sempre sapete che noi siamo una casa di vetro. Quello che insomma mi sento, e per questo voglio intervenire, che quando leggo che il Comune di Napoli dà le case ai camorristi, questo diciamo è un titolo completamente non corrispondente, mi fermo qui, alla fotografia di quello che fa il Comune di Napoli e l'amministrazione comunale. Noi andiamo, ripeto e chiudo, orgogliosi del fatto che in un contesto ambientale difficile, con leggi assolutamente complicate e con una situazione sociale esplosiva e con tempi ridotti, noi abbiamo gestito in piena trasparenza e correttezza come Comune di Napoli, quindi non è la posizione chiaramente del sindaco, che altrimenti avrebbe potuto anche non rispondere su questa cosa, perché non è il sindaco che le assegna, che io sappia è stato fatto un lavoro davvero difficile e davvero corretto. Quindi quando si leggono e si vedono delle cose, immagino fanno male a chi ha raggiunto un obiettivo davvero importante nella nostra città. Quindi noi verificheremo se ci stanno magari delle cose, ma dalle prime verifiche sicuramente questo non risulta, e poi ci tuteleremo ovviamente in ogni sede per chi danneggia l'immagine della nostra città.